si può conquistare, anche se lungo è il cammino, hai una stella che illuminerà la strada che devi fare. Tutto si può ritrovare, nulla è per sempre perduto. Cielo lo vedrai, perché nel cielo il sole brilla ogni mattina e la speranza nel tuo cuore resterà. Se continui a cantare, niente ti potrà fermare e il tuo sogno la realtà diventerà. Signore e signori, stanno per iniziare le nostre Olimpiadi! Le Olimpiadi del ballo! 5, 4, 3, 2, 1! Sì! Signora? Ah, mi scusi, al telefono. No, ho finito l'ascolto. Dovrei chiederle un favore, posso? Ah, certo, ma prima le vorrei chiedere io un favore. Sì, dica pure. Porco, non ci diamo del tu. Beh, sinceramente mi riesce un po' difficile, ma le prometto che ci proverò. Il favore che volevo chiederle è di usare il telefono, sì, posso? Sì, sì, certo, come no. Chi vuoi chiamare? La mia ragazza. Ah. Posso? Va bene, sì, scusa, chiama pure. Permesso? Certo. Pronto? Ciao, Anna, amore. Che stai facendo? Ballavo. Ballavo per non pensare. E funziona? No. Non funziona granché. Le dispiace, vorrei parlare in privato. Ah, certo. Niente di segreto. Scusa, non volevo essere indiscreta. Prego. Ecco, vedi, io sono qui al lavoro e stavo pensando a te. Avete sentito quello che ho sentito io? Sì, però Bianca, vorrei continuare a sentire. È davvero innamorato. Ragazzi, sentiamo. Zitte, tutte e due. Perché non vieni a trovarmi? Così possiamo andare a prenderci un gelato. Di quelli che ti piacciono tanto, ne hai voglia? Oh, ma sentite con che dolcezza le parla. Oh sì, è veramente innamorato, povera Carmen, come farà? Ma chi è? E poi non saltare alle conclusioni, con chi stava parlando? Bianca ha assolutamente ragione, oh, povera Carmen. Meno male che le ho suggerito di partire per Bariloche. Pensa se fosse qui anche lei come soffrirebbe ascoltando quello che dice. Va bene, amore mio? L'ha chiamata amore mio. E adesso presentiamo la prima coppia. Secondo chi li ha visti provare, sono loro i favoriti. Si esibiranno per voi... Lucas e Carina! Lucas e Carina! Thank you.
Lucas e Carina! Bravi! Ole! Siete veramente splendidi, ragazzi! Chi è la migliore? Tu sei la migliore, sei la più bella di tutte. Chi è la più bella del reame? Ma sei tu! Meno male che ti ho trovata una splendida notizia! Quale? Che tu e il papero patagonico avete deciso di ritirarvi dalla gara? No, 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 ma che dici? Ho trovato un'organizzazione che si prende cura dei bambini bisognosi a cui servirebbe il contributo di tua zia. Grande! Parli sul serio? Oh, non sai quanto mi sei stato d'aiuto, grazie mille. Mi stai ringraziando troppo. In fondo non mi è costato niente. Sai che ti dico? Nonostante quello che è successo, non so che farei senza di te. Sai che ti dico io? Nonostante quello che è successo, sono sempre felice di aiutarti. Auguri. Ines, glielo chiedo per favore. Stia calma o finirà per mandare tutto all'aria. È che non posso sopportare che Leandro abbia una compagna, perché per me Carmen è come una figlia. Io la capisco, però lei non pensa che dovremmo dire a Carmen come stanno le cose? Perché in fondo hai il diritto di... No, non ti azzardare a dire una parola. Se lei sapesse che Leandro ha una compagna, si dispererebbe. Sì, lo so, ma il fatto è che ogni volta che chiama devo mentirle. Per me questo è terribile. No, non una parola, Socorro. Va bene, ho capito. No, sì. Mi raccomando, per favore. Neanche una parola. Adesso ascolta, cercherò di scoprire com'è questa storia della compagna, di capire se l'ha. Ma di cavargli informazioni. Sta sì, tranquilla, sarò calma. Io non capisco. Perché vuoi uscire? Non stai bene qui con me? Non ti trovi a tuo agio, scusa. Sì, sto bene, ma mi annoio. In fondo sono venuta qui per stare con Antonella. E invece non conosco neanche il posto in cui sta facendo il noviziato. No, voglio andare. Ah, Serena, vieni, vieni qui. Meno male che sei arrivata. Non so che cosa abbia la zia. Si è fissata che vuole uscire. Non è meglio che resti qui con noi? Sì, certo. Sì, sì, voglio andare immediatamente a vedere il convento in cui si trova tua figlia. No, direi sì. Sì, voglio andarci e ringraziare il cielo per aver messo questo inaspettato premio sul mio cammino a questo punto della mia vita. No, no, meglio di no, meglio di no. Perché no? Perché è lontano il convento, è molto, molto, molto lontano. No. C'è un traffico intensissimo, non importa, non importa, voglio andarci lo stesso. Se non volete accompagnarmi, chiamerò un taxi e ci andrò da solo. No, no, ma che testarda, che testa dura, sei proprio nostra parente perché anche noi abbiamo la testa dura. Idea! Ora ci prendiamo un tè e Fito ci preparerà qualche dolcetto, qualche tartina con burro e una buona marmellata. Ma che tartine di burro e marmellata? Io voglio andare a trovare Antonella e nessuno potrà impedirmelo. Venite con me o vado da sola. Ciao! Ciao, come va? Salve! Tutto bene? Signora, mi scusi la domanda. Sì? Questa pianta la vuole qui oppure all'ingresso? L'ami molto, vero? Sì, sì, io amo tutte le piante, certo, certo. No, non mi riferivo alla pianta, per favore. La tua compagna, quella ragazza bruna con i capelli lunghi. Ah, sì, 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 certo, sì, 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 sì. Lei è una ragazza speciale. Ah, sì? Beh, ma allora, adesso che fai il giardiniere qui, potresti regalarle dei fiori, no? Io non ho problemi, non te li metterò in conto. Ah, va bene, io la ringrazio, ma vede, lei preferisce altre cose. Ah, sì, perché è allergica, forse? No, io le ho detto che è allergica. No, pensavo che fosse allergica ai fiori. No, 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 non lo è. Ah, non è allergica. No. E che cosa le piace? No, così per sapere, scusa, se sono troppo curiosa, perdonami. Sì. La metto all'ingresso, allora? Sì, è all'ingresso. Bene. Scusa, ora sì, devo andare. Sì, ciao. Sì. Vado anch'io. È un po' impicciona la signora? No, no, è che lei si preoccupa molto della vita degli altri. Con permesso? Passiamo a presentare la prossima coppia. Lei è divina. È una delle ragazze più straordinarie che abbia mai conosciuto. Le voglio tanto bene. Anche lui è divino. Lei ha fatto conoscere la nostra scuola e tutto il mondo con il suo nome. Signore e signori, se volete qualcosa di speciale, non guardate all'America. Guardate Antonella e Mattias. We'll be right back.
Vuoi che ti aiuti per casa? No, 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 grazie. Ah, sei così gentile con me. E poi hai davvero buon gusto con le piante, lo sai? Sì, posso chiederle una cosa? Certo. Se non vuole non mi risponda. D'accordo. Perché non ci sono foto di suo figlio, sì, del papà di Patty? È vero, non ci sono foto, no. Scusi se glielo domando, ma per caso avete avuto dei problemi con lui prima che scomparisse? No, 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 mai avuto nessun problema. Perché sinceramente è strano che non ci siano foto in casa di una persona così amata, no? Eccezionale! E adesso la parola ai giudici. Signori della giuria, avete un compito molto difficile. Avete già preso la vostra decisione? Sì, certo, la giuria ha deciso. Allora, signori giurati, prendiamo dalle vostre labbra, vi ascoltiamo. Le due coppie sono state molto brave, anche se non sono state perfette. Ma per la presenza scenica, la seduzione espressa attraverso la coreografia e il senso di ritmo, che è molto importante, per me la coppia vincitrice è la... numero due! Vai! Grossa applauso per Antonella e Mattias! Wow! Che competizione appassionante! Quanta tensione! La nostra bellissima signora Paoli cosa dice? A dire il vero mi sono piaciute molto tutte e due le coppie, ma certo, dovendo sceglierne una, credo che in questo caso i migliori siano stati Carina e Lucas, la coppia numero uno. Sentito, che gusti pari! Un grande applauso! Sono pari un po' tutto questo! Però pari, come ha appena detto Dorina. Quanta tensione, signor Peter. Nelle sue mani c'è una responsabilità pesante. Sarà lei a decidere il verdetto. Mi dispiace, non sono d'accordo con i miei colleghi. Credo che nessuna delle due coppie sia stata all'altezza. No, no, non è vero, non è giusto. No, 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 silenzio. Non avete provato abbastanza, non c'era coordinazione. È una fortuna avere un talento naturale, ma la vostra tecnica lascia molto a desiderare e questo è un grave limite. No, no, e poi, quando avete sbagliato, vi siete ripresi a fatica. Ma come ha detto la mia collega Marcela, si deve prendere una decisione. No, giusto, vi prego di avere rispetto, di non fare rumore quando parla un giurato. Ve lo chiedo, per favore, non roviniamoci la serata. Signor Peter, a questo punto lei è colui a cui spetta decidere quale sarà la coppia che ha vinto la gara. Beh, non c'è niente di male ad avere qualche problema. Tutte le famiglie hanno problemi. Lo so, certamente, ma non è il nostro caso. Forse lei è risentita per come se n'è andato, per il modo in cui se n'è andato, è per questo? Sì, può essere. Io la capisco, davvero. Però, secondo me, c'è stato qualche problema. Qualcosa è successo, perché... non l'ha fatto di sua volontà, non è possibile. Ah, e perché dici questo? Beh, perché nessuna persona cosciente abbandonerebbe una famiglia fantastica come questa. E poco fa ho visto il bambino. È splendido. E Patty è davvero adorabile. No, sono sicuro che è stato costretto. Forse. Comunque non ha lasciato soltanto i figli. Anche la moglie. Permesso? Sì, 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 certo. Oh, Anna. Salve. Come va? Entra, ti prego. Ciao. Come stai, Anna? Cosa gradisci? Un tè, un caffè? Un tè, la ringrazio. Te lo preparo subito. Allora, come va? Bene. Bene? Hai visto? Si è messa fra noi, ma che le prendi? Non ne ho idea. Il telefono. Signora, il telefono! Ma tu stai bene? Bene, bene. Molto bene. Signora? Vabbè, rispondo io. Sì. Pronto? Sì, chi è? No. No, 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 non sono Leandro. No, 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 le assicuro di no, signora. No, aspetti, le passo... C'è qui la madre di Patty. È convinta che io sia Leandro. Allora Peter ha deciso a chi dare il suo voto? Naturalmente, certo. E non lo cambierebbe per nessuna ragione? No, per nessuna.
E allora, quella? Bene, la coppia che tutto sommato mi è sembrata migliore è la coppia formata... Aspettate, aspettate, mi sta squillando il telefono. Pronto? Non posso parlare adesso. Ora vado. No, tesoro, tesoro, ti prego, devi venire subito. Qui sta per succedere una catastrofe. Non posso, mamma. Adesso no, assolutamente no. Ma è un caso di emergenza. La zia vuole andare al convento e Fido e io non sappiamo più come trattenerla. Cerca di capire, io sono al concorso e non posso andarmene ora. Mi squalificheranno se non riattacco subito. Guai a te se riattacchi, così rischiamo di perdere tutto. E credimi, so quel che dico. Bene, arrivo immediatamente, aspettami. Mi perdoni per quello che sto per dire, ma io devo andarmene subito. Se potessi accelerare e dire in fretta qual è la coppia vincitrice, potrei andare via tranquilla. Mi capisce, vero? Signorina, deve sapere che è la prima volta che vengo trattato in questo modo. Se le interessa così poco la mia opinione e questo concorso, tutto ciò è una farsa e non sono venuta a perdere tempo in un posto in cui succedono cose come questa. No. Signorina, sa una cosa? Io me ne vado. No. Quando deciderete di fare sul serio, chiamatemi. Molte grazie a tutti voi. Grazie e arrivederci. Non ci posso credere. Professore. Sei un irresponsabile. Guarda, guarda cos'hai combinato. Va bene. Mi dispiace, ma adesso io devo proprio andare via, d'accordo? Ne parliamo più tardi, ciao. Aspetta. Ma non vedi che ore sono? È tantissimo tempo che aspettiamo. Zia, ho visto che ore sono e infatti sono davvero sorpreso, sono incredulo. Ti assicuro che non è mai successo. Se Antonella ha un pregio è proprio la puntualità. Lei è sempre affidabile, te lo posso garantire, zia, devi credermi. Per questo, a maggior ragione, caro, dobbiamo andare a cercarla. Le sarà capitato qualcosa, così con l'occasione vedrò il convento. Voglio andare immediatamente, su, accompagnami. Zia, ti prego, ti supplico, per favore. Dammi retta, sei vestita leggera. Guarda che fa freddo. Lo senti che freddo? Non possiamo uscire così. Se vuoi ti do la mia giacca, ma è meglio aspettare che torni. Adesso noi chiudiamo gli occhi e contiamo fino a 10. Io la sto già fiutando. Antonella arriverà da un momento all'altro. Io la fiuto, vedrai, sì. Poverina, è sconvolta. Da quando suo marito se n'è andato, sente la voce di un uomo e pensa che sia lui. Infatti, è così. Io continuavo a ripeterle che si sbagliava, ma lei non mi voleva credere. È chiaro. E senti, cara, adesso ti preparo il tuo tè. No, Ines, grazie. Sono venuta solo a trovare lui, ma non voglio disturbare oltre. Ma no, figurati, nessun disturbo. Ci prenderemo un tè tutti insieme, d'accordo? Sì, sì. Io torno subito, va bene? Sì, vada pure, signora. Sono felice che tu sia qui. Anch'io. Andiamo a prendere il gelato? Sì. No, non insistere. No. Antonella, si può sapere dove corri? Devo andare, ho molta fretta, sul serio. Ma cos'è successo per farti scappare via così? Sai, ha chiamato mia madre dicendomi che la zia vuole passarmi a trovare al convento. Devo andare a casa a levarmi il trucco e recitare di nuovo la parte. Stanno cercando di trattenerla, ma mi devo sbrigare, capito? Forza, vieni con me, ti aiuterò io. Su, andiamo. Antonella, ecco, guarda, ti ho portato un po' d'acqua e cerca di calmarti e di rilassarti. Sì, ci sto provando. Il fatto è che vado di fretta. Dimmi come sto. Bene, devi solo levarti il rossetto dalle labbra. Ma che sbadata, mi dimentico tutte le volte la stessa cosa. Mi faresti un favore, dato che non ho lo specchio, me lo puoi levare tu? Sì. Cosa puoi usare? Ah, una salvietta. Questa andrà bene. Aspetta che mi metto il golfino, solo un attimo, ecco. Aspetta. Hai già fatto? Sì. Aspetta. Hai fatto? Ecco, ora sì. Ah, dimenticavo. Sì. Questo è l'indirizzo dell'organizzazione che ti dicevo per la donazione di tua zia. Mille grazie davvero. Senti, Bruno, non mi vorresti accompagnare? Perché credo che alla zia Mercedes farebbe molto piacere che il fratello Bruno mi accompagnasse. Socorro, io non so se posso farcela. Credimi, non sono sicura di farcela. So che devo essere forte, che devo pensare ai miei nipotini, che devo pensare a Carmen e devo pensare a mio figlio. Ma quando lo vedo con quella donna, ti assicuro che mi si torce qualcosa dentro e mi viene voglia di gridare tutta la verità. Permesso? Ah sì, avanti, vieni. Ines, possiamo parlare? Ma certo, sì. Però da sole, se è possibile. Sì, vi lascio questo e vado di là. Ho da fare parecchie cose.
Siediti. Vorrei parlare... Sì, dimmi pure. Di Leandro. No, Peter, per favore, non può farci questo. Mi dispiace, signor Paolo, ma quella ragazza mi ha fatto infuriare. Lo aspetterà almeno mezz'ora. Le sembra che ne valga la pena, scusi. Senta, io insegno da ben 33 anni e nessuno mi aveva mai trattato... Io insegno danza ai ragazzini da più di 20 anni. So davvero? Perfettamente cosa vuol dire ci capiamo fra noi intellettuali. Ma che non succeda mai. No, Peter, adesso lei continua. Riprendiamo. Peter! Ragazzi, su, avanti. Non male. Abbiamo parlato da uomo a uomo, da professionista a professionista, quindi... Tra persone di cultura ci siamo capiti. E io ho convinto Peter a non andarsene via. Bravo! Cosa vuoi dire? Ecco, quello che penso io, con tutto il rispetto, è che Antonella debba essere squalificata per Ma il suo comportamento. Sì, la penso allo stesso modo. È stato veramente poco professionale rispondere al telefono. No, non potete farle questo, sul serio, non potete farlo. Appunto, non certo, è giusto la difendete bene. Non ci si non lasciatela stare. Sarà per questo che è andata via così. Un po' di rispetto, ragazzi, questo è un concorso. E poi i cellulari devono rimanere spenti in queste occasioni, lo sapete. Siete i talenti del futuro o solamente dei maleducati? Peter, prego, vada avanti. Sì, grazie. Immagino come deve sentirsi. No, non credo proprio che tu possa immaginare come mi sento. È difficile persino da spiegare perché... Cerca di capire, ti vedo insieme a mio figlio. E senti, Anna, ti sono tanto grata perché gli hai salvato la vita, ma vorrei che tu cercassi di comprendere che io voglio molto bene a mia nuora. E non è stato facile perché quando è iniziata la loro relazione io la detestavo, ma poi a poco... Ho cominciato ad apprezzare le sue qualità. E così adesso lei per me è come una figlia. È questo il motivo per cui sono venuta. Ho parlato con lui e gli ho detto che tra noi è finita. Che non voglio continuare. Gli hai davvero detto così? Gli ho detto che preferisco aspettare che lui recuperi la sua memoria. E che si rammenti se amava un'altra donna. Ines... Lei e io sappiamo che quando gli tornerà la memoria, tornerà subito dalla sua famiglia, tornerà dai suoi affetti. Non ne sono sicura quando lo vedo con te. Invece io ne sono sicura. Sì? Sì. So che tornerà insieme a Carmen perché si hanno costruito questa famiglia e perché si amano realmente. Io voglio che suo figlio sia felice. Che quando ricorderà il suo passato non abbia niente di cui rammaricarsi. Ehi, hey, ciao! Che mi stai portando? Che mi porti, eh? Ma guarda, che cos'è questa? Che cos'è? Avanti, vatti, dammelo. Se me l'hai portato, fammelo vedere. È strano. L'odore mi ricorda qualcosa. Il profumo è una cosa molto personale. Ah. Quindi... Allora, avete parlato? Anna mi ha detto che voleva parlarne. Sì, non ci mancano gli argomenti. Infatti, sì. E si possono sapere questi argomenti? No, no, non ha alcuna importanza. Cose di donne. Ah. Ecco, io credo che nonostante abbia ancora molto bisogno di perfezionarsi, la coppia a cui darò il mio voto sarà la coppia formata da Mattias... Evviva! Sì, e Antonella. Congratulazioni, Mattias! Che emozione! Se hai qualcosa da dire in merito a questa vittoria! Bene, in realtà io vorrei solo dire grazie a nome mio e di Antonella. Vi assicuro che farai salti di gioia quando saprà questa notizia. E a lei, Peter. Ecco, vorrei chiedere scusa, soprattutto a nome di Antonella. Lei ha avuto un imprevisto, ma le assicuro che non intendeva mancarle di rispetto.
Perché... perché l'unica cosa che vogliamo è gareggiare e vincere, non certo provocare la giuria. Allora, decidetevi. Io ora me ne vado. Venite con me o vado da sola? No, 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 un minuto, solo un minuto. Antonella arriva subito. Sì, siediti, stavo proprio siediti. Dicendo a mia sorella che Antonella starà per arrivare. Eccola! Ah, eccola qua! Hai visto? È qui la mia bambina. Che benedizione! Scusami, zia Mercedes, per il ritardo, ma ho avuto una serie di contrattempi che mi hanno trattenuta, ma grazie al cielo il fratello Bruno è sempre pronto ad aiutarmi. Oh, Bruno, che carino! Mm. Una vera manna dal cielo, come si dice, sì, no? Ho l'impressione che stessi uscendo. Dove volevi andare? Al convento. Desidero conoscere questo luogo meraviglioso che ti ha offerto una così generosa e calda accoglienza. Allora andiamo al convento? No. Perché no? No, 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 no. Io vorrei andarci, certo, ma vedi, il problema è che non sarà possibile in questo momento perché al convento stanno facendo la disinfestazione. Sì, sì, siamo in quarantena e nessuno può entrare nel convento. Ma ho pensato, con il fratello Bruno, abbiamo pensato che poteva essere bello portarti a visitare un istituto per bambini. L'istituto per bambini che noi abbiamo trovato perché tu possa fare la donazione che volevi. Oh, che meraviglia! Che meraviglia! La mia bambina! Meravigliosa. Sì, andiamo! Andiamo, andiamo! Sì, sì! Andiamo! Ho visto che avevo ragione, zia cara! Chi è? Pronto, Antonella? Abbiamo vinto! Che? Sul serio? Stai scherzando? No, te l'assicuro. Nonostante tutto, Peter ci ha votato. Abbiamo vinto, abbiamo Cosa? Vinto! Sul serio? Non ci posso credere, questa è una notizia fantastica! Non avevo il coraggio di chiamarti perché con tutto quello che era successo avevo paura che fossimo stati squalificati. Al contrario, io e te abbiamo fatto a pezzi Lucas e Linda. Siamo stati grandi. Che bello, sono così contenta. Adesso però non posso parlare perché sto uscendo con mia zia. Ma dopo ti chiamo e ne parliamo meglio. Ti mando un bacio enorme. Sì, sì, perfetto, grazie, arrivederci. Chi era al telefono? Un fratello di una parrocchia molto caritatevole che mi ha chiamato perché voleva sapere se desideravo fare una donazione. E io gli ho detto di sì. Che straordinaria devozione hai! Le ragazze di oggi dovrebbero prendere esempio da te. Andiamo! 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 Io non dico che non siamo stati bravi, ma sinceramente noi lo siamo stati altrettanto, se non di più. Sì, infatti, il verdetto è stato ingiusto. Mi dispiace, Damiano, ma la cena sarà per un'altra volta. Ah, non importa. Quello che conta è che siete stati bravi. Sì. Dicevamo proprio questo, no? Sì. Siete stati i migliori. Sì, è la verità. Ma il fatto è che la nuova preside voleva che vincesse Antonella. Sì. Cosa? Voi forse state dicendo che noi due avremmo imbrogliato? Dico quello che ho visto. Antonella ha fatto come le pareva. Ha litigato col giudice e ha vinto lo stesso. La nostra vittoria non c'entra niente con quel litigio. Sì. Mattias ha ragione. Una cosa è lo scontro col giudice, un'altra è come hanno ballato. Comunque volevo congratularmi perché siete stati davvero bravi. E ti dirò di più, sarebbe stato più giusto un pareggio, ma sfortunatamente certo, hanno valutato... Non prendermi in giro, ragazzino. La battuta che mi hai lanciato quando hai vinto è stata più sincera. Ragazzino, senti, anche dei ragazzi. Che vuoi, cosa? Cosa vuoi tu? No, dimmi! Non esagerare! Litigate! Finitela subito! Non vi state comportando bene! Non potete litigare così per una gara di ballo! È meglio che tu chiuda la bocca! Sappiamo perfettamente che preferivi che vincesse Lucas! Vattene, ragazzino! Ah, e così i tuoi genitori sono morti? Sì, sì, da anni. Ma preferisco non parlarne, Ines. Però... hai di sicuro qualche fratello? Una sorella. Ah. Una sorella. Ma come? Non l'hai ancora chiamata? Che strano. Perché non sa come rintracciarla. Per quale ragione? Vogliamo andare? È un po' tardi. Vogliamo sì, andare? Sì, andiamo. Ma come? Sì, è un po' tardi, così andiamo. Non ve ne andate, su, restate un altro domani. Po'. Che peccato. Volete ancora... No, 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 grazie. Io le sono molto grato per questa opportunità di lavoro. No, per favore, mi serviva un giardiniere ed è una grande gioia che sia tu il nostro giardiniere. Ma prendiamoci un altro No, 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 ciao, Socorro, è stato un vero ciao, piacere. Ciao, arrivederci. Ma... Signora? Arrivederci, Anna. Sì, ma... Ci vediamo. Allora, sì, arrivederci, Anna. Ma tu comunque verrai domani, vero? Sì, sì, certo, domani vengo. Ti aspettiamo, allora. Ciao, a domani. Ciao.
Non mi interessa mettermi a competere o a litigare. Io penso sempre a mio padre. Lo immagino. Lo sai che se potessi starei sempre insieme a lui. Certo, con tutto quello che è successo è comprensibile. A me sembra che io non dovrei continuare a ballare. Patty, non starei mica pensando di abbandonare la gara, vero? Dobbiamo allenarci a lungo per vincere, perché sinceramente, Felipe, io odio perdere. Anche io. Noi dobbiamo strabiliare la giuria. Sì, come minimo dovremo essere allo stesso livello della prova di Antonella. Visto che gareggio contro le mie amiche, non voglio fare figuracce. Ah, Luciana, non è possibile che tu faccia delle figuracce. Sono sicura di questo. Ora devo andare, ragazze. Ciao. Sì, ciao, ci vediamo. Felipe. Posso dirti una cosa? Sì? Detesto con tutto il cuore dover competere con te. Sinceramente? Parola di divina. Siamo amiche, no? Non è bello che le amiche competano, non credi? No, ma visto che in questo caso dobbiamo farlo, che vinca la migliore. Che vinca la migliore. Ciao, ragazze. Come state? Ciao, Gonzalo. Ti aspetto già nel cortile, sì, vabbè. Bye, bye. Ciao. Come stai? Bene, tutto bene. Tu? Bene. Pronta per la competizione? Sì. Sto lavorando sodo per impressionare la giuria. E tu? Lo stesso. Mi preparo anch'io per vincere la gara. Fossi in te, Gonzalo, mi abituerei all'idea di perdere. Prego, accomodatevi. Grazie mille di essere venuti. I ragazzi saranno tanto felici di vedervi. Amano molto ricevere le visite degli amici. Ah, ma non è solo una visita. Lei è venuta qui per fare una donazione, sì. Questo sì, è sì, molto bello. In effetti la zia Mercedes è una grande donatrice. Dona in continuazione. Lei sì, è molto, molto che se in realtà non deve ringraziare me, sa. Ma solo questi due meravigliosi ragazzi che ho al mio fianco. Non mi facevi cadere. Scusa. Dove hai la testa? Non ne fai una giusta? A cosa stai pensando? A molte cose. Scusami, scusami. Sto pensando non a come... Non mi interessa. Siamo qui per provare, non per pensare. Perdonami, sto pensando a come vincere questa competizione. Non so, mi serve un'idea. Ho troppe cose. Ho il lavoro, ho la scuola, ho questa gara. Non so, sono fuso, non so. Che intendi? Che cosa vuoi dire? Che non vuoi impegnarti? È così? Non esattamente. Rilassati, ricominciamo. Ricominciamo, vuoi? Sì? Sì, però bene. Va bene. Devo proprio dire che sei un disastro, degno delle popolari. Che dici? E poi che c'entrano le popolari? Questa è tutta un'altra storia. Sinceramente, non capisco perché hanno messo me a ballare con te. Sei un disastro e non basta. Fra di noi c'è un vero abisso. Questi due ragazzi, perché loro sono ancora soltanto due ragazzi, mi hanno dato un grande esempio di vita. Antonellina, oltre ad essere di sicuro la mia nipote preferita e aver scelto un nobile cammino, è un'anima molto caritatevole, un'anima pia. Zia, per favore, così tu mi farai diventare rossa. E il fratello Bruno? Bruno è veramente straordinario. Adora aiutare coloro che hanno più bisogno. Che cosa meravigliosa, qui abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Possiamo vedere i bambini? Naturalmente, sì. Stai facendo apposta? Che cosa ti prende? Apposta? Che dici, Luciana? Ogni minuto che passa balli sempre peggio. Ah, ballo peggio? Io sto ballando benissimo. E se non ti piace, sai già cosa puoi fare. Nonna! Papà? Papà, dov'è? E non c'è, è già andato via. Oh. Eh sì. Ma non gli hai detto di aspettarmi? Io stavo tornando, volevo vederlo. Lo so, purtroppo però è venuta quella donna e l'ha portato via, sono usciti. Ah. Ah, capisco. Non sono potuta venire prima perché è cominciata la gara di ballo. Anche se sono stata tutto il tempo a pensare a lui. Lo immagino, certo, cara.
Vedi, il fatto è che mentre tuo padre era qui, ha squillato il telefono ed era tua madre. Allora, che è successo? Che ha risposto tuo padre. Ma la mamma non l'ha riconosciuto? Sì che l'ha riconosciuto, ma dopo ho preso il telefono io e l'ho convinta che si era sbagliata, che era un'altra persona, che forse la voce era simile. Alla fine ho sistemato tutto, ma mi è dispiaciuto dover mentire a tua madre. Nonna, stai tranquilla. Tu le hai mentito per il suo bene? Sì. Sì. Sei completamente fuori di testa, ragazzina, che fai? Te lo sei meritato per avermi risposto in quel modo. E poi, non azzardarti più a dirmi che sono fuori di testa. Non puoi trattarmi così, chi credi di essere? Ti tratto come mi pare, perché chi comanda sono io, l'hai dimenticato? Perciò, impegnati in questo lavoro. È chiarissimo, ti chiedo scusa. Invece di chiedere scusa, perché non presti più attenzione a quello che ti dico e provi come si deve? Avanti. Tutto bene? Vado a prendere da bere, vuoi niente? Sì, grazie, un po' d'acqua. E tu? No, grazie. Hai visto che cosa hai combinato? Ma pensi che lo faccia di proposito? Non ti chiedo scusa e ti ripeto che sei fuori di testa. Senti, io non sono qui per farmi prendere a schiaffi da una come te. Sai che ti dico? Te ne trovi un altro. Sì, certo, è meglio che tu te ne vada. Tanto non servi a niente. Non sai neanche partire con dignità. Ciao, splendore. Sinceramente, zia Mercedes, ti ringrazio molto per il tuo bel gesto. E come la ringrazieranno i nostri ragazzi? E poi forse lei non lo sa, ma la zia Mercedes è una grande, grande benefattrice. Sì, fammi vedere quella. No. Non importa, Bianca. L'importante è il bel gesto che ha fatto la zia Mercedes. È un gesto molto generoso verso i nostri ragazzi, le saranno grati. Glielo ripeto, io ho messo solo una firma. L'idea è stata di mia nipote e del suo amico. Mi commuove che pur essendo così giovani si dedichino così tanto ad aiutare il prossimo. Hanno un nobile cuore. Davvero. Sì, perché il dono più prezioso di tutti siamo noi a riceverlo. Perché mai dimenticheremo l'espressione di felicità di quei bambini. Mai nella vita. Grazie, piccola. Sei molto cara. Pia, mi sembri un po' strana. Cosa succede? Sono nervosissima. Non voglio che Luciana vinca questa competizione. Ah, beh, era questo allora. Ecco, vedi, è che sento che vorrei vincere io qualcosa. Luciana e Antonella vincono sempre. Non voglio che succeda un'altra volta, non voglio. Ah, bene, grazie per la solita considerazione. Quindi io non sono mai una rivale per nessuno, mai una volta? No, di certo, ma non perché tu non ne sia all'altezza, sciocchina. Ah. Ma perché io ti voglio un mondo di bene. Perché nonostante i nostri ultimi litigi, tu sei la mia unica amica. Lo capisci come mi sento? Ottengono sempre tutto loro. Vorrei che per una volta qualcosa toccasse a me. Un ragazzo. Vincere la competizione. Qualcosa.
Che splendidi momenti ho trascorso in quel luogo. Ah, Antonellina, era tanto tempo che non mi emozionavo così. Nemmeno io, zia Mercedes. Nemmeno io. L'espressione di quei bambini mi è arrivata dritta al cuore. La sta prendendo troppo seriamente, mi spaventa. Ma no, la mia nipotina è un'attrice eccellente, è come la mamma, recita. Come sono io? Sì, è vero. Sai che cosa ti dico, Antonellina? Non avrei creduto di poter investire così bene la mia fortuna. E questo lo devo a te. Ti ringrazio. Ti ringrazio, zia Mercedes, ma in realtà è Bruno. È il fratello Bruno che si occupa delle donazioni, quindi è lui da ringraziare. Quel ragazzo ti vuole bene, credimi. So che tu hai scelto il cammino del Signore, ma quel ragazzo è innamorato di te. Lo credi davvero, zia? Ne sono sicura. Non hai visto come ti guardavo?